stiamo preparando attraverso il cammino quaresimale, la nostra gioia è grande di poter contemplare il risorto e naturalmente anche la nostra vita unita al risorto. Questa notte abbiamo benedetto l'acqua, con quest'acqua che ci ricorda il battesimo saremo aspersi in questo momento che costituirà l'atto penitenziale, per cui dopo l'aspersione subito cominceremo con vino e gloria. Intanto, mentre veniamo aspersi, ricordiamo la grazia, il dono immenso che il Signore ci ha fatto e del dono del Cristo risorto, il dono della vita nuova attraverso il Santo Battesimo. Ecco l'acqua che svolta dal Tempio Santo di Dio, alleluia. E a quanti giungerà quest'acqua porterà salvezza ed essi canteranno alleluia, alleluia. Dio, a lui tutti i poteri
della lettera di San Paolo Apostolo Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgetevi il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode, l'agnello ha redento il suo greggio, l'innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. All'inizio della messa
quella vita che nasce dalla risurrezione di Cristo. La gioia della risurrezione di Cristo è perché anche noi siamo vivi, anche noi siamo risorti. Cristo è risorto e noi lo stesso, anche noi siamo vivi insieme con Lui e la nostra vita è piena perché proprio Lui ci dà la pienezza della vita, ossia non soltanto il vivere quotidiano, questa nostra vita umana che è tanto cara e che custodiamo e difendiamo, ma Gesù ci ha dato una vita nuova nel senso che ci ha uniti a Dio, attraverso la unione con Lui siamo uniti a Dio e l'amicizia di Dio e l'amore di Dio e la grazia di Dio è la vita nuova e questa vita nuova nasce dalla risurrezione del Signore. Dunque il primo segno della veglia di questa notte, l'acqua, quell'acqua che serve per aspergere e comunità, per segno di purificazione, l'acqua che serve per battezzare, per dare il battesimo. È il fonte battesimale che la notte di Pasqua rinasce, si riempie di acqua, ma non semplicemente di acqua, ma acqua ricca della presenza del Signore risorto e dello Spirito Santo. L'altro segno della Pasqua che ormai viviamo è sempre segno che questa notte è stato presentato alla comunità cristiana, è il segno del